Screening e importanza della prevenzione. Pescara si concentra sugli under 65 e mette a disposizione i medici della ASL per offrire il servizio di controllo della vista. Nasce dall'impatto importante dei problemi di vista nella terza età, soprattutto perché il più grave fattore di rischio per l'ipovisione è l'età. E nasce anche dal fatto che la prevenzione può fare tanto, perché ci sono patologie come il glaucoma e soprattutto ancora di più la sofferenza retinica da diabete che, se identificate in tempo, permettono grandi passi verso la, non dico la risoluzione, ma comunque la gestione tale, una gestione tale da evitare che si possa andare incontro a danni gravissimi. L'importanza di fare i controlli è motivata anche da quelle che sono denominate malattie silenziose, e cioè asintomatiche. Ci sono alcune patologie della retina e soprattutto il glaucoma che non danno sintomi. E il glaucoma, chiamato anche il ladro silenzioso della vista, perché può arrivare a dare dei deficit visivi, soprattutto laterali, sul campo visivo, importantissimi, senza che il paziente se ne accorga. E anche problemi della retina, e poi possono arrivare a influenzare anche la visione, che partono da zone non necessariamente interessate nella visione distinta, ma che prima o poi ci arrivano. Quindi anche in quel caso, non essendoci sintomi, ci sono patologie in atto e quelle vanno identificate. Il primo degli appuntamenti è fissato a partire dal prossimo 16 marzo e andrà avanti per un anno. Inizieremo il 16 marzo, poi renderemo disponibile sia la successione dei centri, perché più o meno faremo un paio di mesi, due mesi e mezzo, tre per ogni centro. I responsabili dei centri poi prenderanno le prenotazioni, ovviamente saranno privilegiati gli iscritti al centro. Riteniamo che comunque l'informazione, che farà parte integrante dello screening, perché oltre alla visita faremo anche sia informazione di notizie utili, sia rilevamento delle competenze dei cittadini, l'informazione fa parte comunque della prevenzione a tutto tondo.